L'importanza di questo momento, a significare quanto siamo contenti di poter ospitare e ascoltare una testimonianza così importante. Credo inoltre che questo momento sarà di grande introduzione anche per le persone che parteciperanno domani alla giornata dedicata alle vittime dell'amianto. E quindi io ringrazio il nostro ospite, ringrazio tutti voi naturalmente che avete portato, accompagnato. Ci consentite di condividere questo importante momento e ringrazio tutti voi che siete intervenuti perché so che il vostro intervento è veramente motivato, un intervento veramente sentito e quindi mi fa proprio piacere che possa essere il Castello di Monferrato ad accogliere questo momento. Mi piace semplicemente ricordare che questa mattina c'è stato un altro appuntamento importante dove con i sindacati, con Aveva, Quotidiana si è trasmessa un'altra testimonianza, magari un po' diversa, ma rivolta soprattutto al mondo giovanile, al mondo delle scuole, e che questa sera poi continuerà con il concerto a teatro e domani un grande momento appunto a teatro. Quindi augurando di buon lavoro e voglio ringraziare veramente Patrizia di essere qua con noi quest'oggi e auguro a tutti quanti voi buon lavoro e ringrazio naturalmente i sindacati e la FEIVA per il lavoro che in questi anni hanno fatto, passo dopo passo, e che oggi ci consente anche di affrontare il ricordo con un'ottica anche diversa, anche di rilancio verso il futuro, di trasposizione dell'insegnamento come strumento di costruzione di un futuro migliore. Buon ascolto e lo ascolterò lì per prima con grande interesse per tutti. Buon lavoro. Oggi di avere la fortuna, direi, di conoscere Bernardino, di cui abbiamo sentito parlare, ma ne avevamo sentito parlare parecchio tempo fa. È successa una cosa spettacolare, perché io quando ho messo su Facebook la foto di Bernardino, immediatamente sono arrivati un sacco di like con tante belle frasi, tante belle parole, a un sacco di fans Bernardino, veramente. E quindi è un momento molto importante, molto pregnante oggi, proprio perché abbiamo la fortuna di averlo, che ritorna qui in Italia dopo tanti anni, quindi avrà avuto tante cose da raccontarci, da dirci, e noi siamo felicissimi di averlo oggi e di farvi anche vedere quello che siamo riusciti a fare in questi anni, perché avremo modo poi di parlarne insieme e anche più tardi. Quindi proprio un ringraziamento particolarissimo perché ci ha dato ancora questo regalo che ci ha fatto e siamo contenti, cosa devo dire d'altro? Veramente proprio la nostra gioia di averlo qui e ricordando, cioè tanti di voi l'hanno conosciuto nel periodo in cui si lavorava, ecco, noi non eravamo ancora, non c'eravamo ancora in quei momenti lì, ecco, e però vedrà Bernardino che oggi ci siamo tanti, siamo presenti e vogliamo essere ancora sempre al suo fianco in tutte le cose che stiamo facendo. Ecco, vedo che stanno arrivando dei personaggi importanti che hanno lavorato con lui e quindi credo che lui sia molto contento di rivedere quelli che ancora sono presenti. Un poco comincio a preoccuparmi perché mi avevano detto che quello incontro
amici e vedo che amici, è... sì, però vedo che è una cosa così formale, così solenne, però sono contento di essere qui. E... e comincio ringraziando perché non avevo previsto questo viaggio e ho ceduto un poco per l'amicizia e un poco per far memoria, ricordare. E ricordare vuol dire passare di nuovo per il cuore, ricordare. Passare per il cuore. Tante persone, tanti volti, tanti compagni e compagni di lavoro, che sarebbe stato bello che fossero questa sera e non ci sono più. Quindi passate per il cuore, ricordate questa gente, giusto? Vittime della morte. E l'associazione dei familiari l'amianto mi ha invitato e ho detto sì, voglio starci, voglio esserci in questa occasione. E ricordare, non ho molte cose da ricordare, io credo che già le sappiamo tutti, ho visto anche che ci sono dei libri, ci sono molte memorie scritte, quindi io non ho nessuna rivelazione da fare, solo la gioia di stare insieme con questo. Con voi. Io sono stato operaio dell'Eternit dal 74, 75, 76, 77, in quegli anni. Venivo da un'esperienza dei metalmeccanici in Lombardia, quindi già con un'esperienza di impegno. Di lotta anche, avevamo lottato per la riduzione dell'orario di lavoro, per i ritmi, ci venivano a controllare con il cronometro quanto tempo ci voleva per fare una certa operazione, ci venivano a controllare continuamente le condizioni di lavoro, anche la settimana lavorativa che una siamo riusciti a ridurre durante quelle lotte. E poi vengo qui, a Casale, e a Torcello, il Torcello penso che lo conoscete, adesso mi hanno detto che è una tristezza, è tutto distrutto, diroccato, però era un posto interessante e da lì io venivo a lavorare dentro, da lì. Lì avevamo costituito una piccola comunità di 5 sacerdoti, frati, servi di Maria. E i miei compagni di lavoro mi chiedevano, ma perché tu vieni a lavorare qui? E tutti lavoravamo. Io ad Eterni, cristiano, prima in un edificio e poi nella casa di riposo come infermiere, Hermes e Manno, nelle vigne come giornaliere, e Girolamo restava nella casa, faceva traduzioni, però l'idea era come rivivere un progetto antico, il progetto originale dei monaci, prega e lavoro. Non avevamo nessuna intenzione di entrare nel mondo operaio per convertire nessuno, volevamo semplicemente condividere le condizioni di vita di tutti, lavorando per vivere, e la parte religiosa, il culto, totalmente gratuito, cioè che non ci fosse niente che potesse in qualche modo invadere la normalità e la semplicità delle nostre vite. Quindi da lì io sono venuto a cercare lavoro ad Eterni, mi hanno accettato,
conoscere la situazione delle, delle diverse lavorazioni. Due giorni dopo che io ho cominciato a lavorare a Bethany, c'è stato un funerale nella chiesa di Ronzoni e praticamente ho visto che c'erano moltissimi operai presenti, perché il funerale era di un operaio che io non avevo conosciuto, perché per l'amianto non si muore immediatamente, come tutti sappiamo. Io non avevo conosciuto quell'operaio, però sono andato alla messa. C'era un silenzio impressionante. E io che venivo da un'esperienza metalmeccanica, pensavo che fosse un silenzio di rabbia, di risentimento. Alla fine era un compagno di lavoro che era morto. E non era un silenzio di rabbia. Era un silenzio di accettazione, come un destino inevitabile. Quando poi ho parlato con qualche compagno di lavoro mi ha detto: è così, di qualcosa bisogna morire e noi moriamo dietro, moriamo di amianto, moriamo. Io ho detto: io sono venuto qui a lavorare per vivere, non per morire. Vendiamo il nostro tempo, le nostre capacità, però non vogliamo vendere la salute, non vogliamo vendere la vita. E allora ho cominciato a vedere un poco che cosa si poteva fare. Erano gli anni in cui il sindacato incominciava a svegliare le coscienze degli operai in relazione all'ambiente di lavoro, in relazione alla salute. E quindi per me è stato, direi, quasi una risposta alle mie prime domande. Rendermi conto che c'era un appoggio, un sostegno da parte del sindacato che aveva cominciato dei corsi per la salute nell'ambiente di lavoro. Con alcuni compagni dell'Eternit siamo andati a fare quei corsi a Alessandria. Era la facoltà di medicina di Genova che dava quei corsi. E lì abbiamo potuto mettere insieme diverse informazioni. Abbiamo cominciato a fare delle assemblee di reparto a partire da una scaletta che avevamo imparato proprio facendo quei corsi sulla salute che dava la facoltà di medicina di Genova ad Alessandria. Quindi io non ho inventato niente, però sì la passione per dire: non può essere un destino generale quello di vedere compagni che se ne vanno senza che ci sia una forte resistenza da parte dei lavoratori. Abbiamo cominciato a metterci insieme. Nicola ricorda molto bene quei tempi, perché era integrante, era membro del consiglio di fabbrica, e abbiamo sentito che era possibile fare una ricerca sulla situazione ambientale all'Eternit. Però la resistenza iniziale non veniva dalla direzione, veniva dagli operai stessi. Alla fine dei conti, l'Eternit era la grande madre che garantiva la sopravvivenza non solamente degli operai che eravamo lì, ma di tutta la città. Tutti speravano che il loro figlio entrasse a Eternit. Però facendo un'investigazione, una ricerca sulla salute dei genitori, dei nonni, degli zii, veniva fuori che quasi tutti erano morti per l'amianto. Solamente in un reparto, ricordo, uno ha detto: no, mio padre e mio zio sono morti per uno scontro stradale, un incidente stradale.
però gli altri erano morti da niente. Quindi, come svegliare le coscienze perché si potesse organizzarsi? Inizialmente non eravamo contro l'amianto, io almeno non avevo avuto questa coscienza che l'amianto era invincibile, cioè non si poteva negoziare con l'amianto, si doveva eliminare. In un primo momento io non avevo percepito questo, avevo percepito che era pericolosissimo, che bisognava creare strumenti di protezione. Siamo andati reparto per reparto, analizzando la situazione di ogni operaio, di ogni macchina, di ogni punto di contaminazione, e abbiamo fatto un dossier, un dossier enorme in cui davamo conto della situazione di ogni reparto e anche le proposte che gli operai stessi facevano. Ho dedicato le ferie di un'estate, giorno e notte praticamente, a battere la macchina con l'aiuto di Eno, una infermiera che ha collaborato perché potessimo passare su matrici tutto il risultato di ogni reparto, e poi abbiamo moltiplicato quei risultati dando conto a ogni operaio relativamente al suo reparto. Ogni operaio aveva il resoconto, aveva lo specchio di tutto quello che era uscito dalle relazioni degli operai stessi nelle diverse assemblee che abbiamo fatto con il Consiglio di fabbrica. Evidentemente la cosa aveva chiamato l'attenzione, al punto che mentre noi stavamo stendendo quelle relazioni, è venuto il maresciallo dei carabinieri e ha voluto vedere che cosa stavamo facendo, che intenzioni avevamo, a che cosa appuntavamo, che cosa volevamo fare. Io ho reso conto semplicemente di tutto quello che era in atto, senza nascondere niente e senza far supporre niente, perché l'intenzione era creare altre condizioni di lavoro che poi abbiamo presentato alla direzione. Sulla sincerità e onestà dei proprietari, quando noi abbiamo cominciato a dire che di amianto ci si ammala e si muore, la risposta è stata: non è vero, gli operai si ammalano perché fumano, quindi è il fumo, è la sigaretta la causa delle malattie e della morte degli operai, non è l'amianto. Così ci hanno risposto. Però un segnale che in realtà loro sapevano. C'erano delle lavorazioni che non avevano bisogno di una intelligenza particolare, né di uno sforzo eccezionale. Lavorazioni relativamente semplici, però molto esposte alla polvere di amianto. E la direzione pagava 10, 15, fino al 23% in più agli operai che erano esposti a quelle lavorazioni. Perché i padroni ti davano il 23-25% in più? Se il lavoro non fa male e se quella attività non esige una particolare competenza, una particolare preparazione, un particolare sforzo, perché ti danno il 25% in più? Questa era per me la spia che mi permetteva di pensare, e non lo sapevo. E la difficoltà di parlare con gli operai
Perché agli operai gli faceva comodo avere il 25% in più. E alcuni cercavano esattamente quei posti per avere molto di più. E quando io dicevo a uno, però tuo figlio non ha bisogno di più soldi, ha bisogno di te, ha bisogno della tua presenza, ha bisogno di suo padre, non ha bisogno di più soldi. E la risposta era, di qualcosa bisogna pur morire. E quindi, come una rassegnazione, rompere il muro della rassegnazione è stato difficile. Ha cominciato a sgretolarsi un poco quando compagni di lavoro, anche membri dello stesso consiglio di fabbrica, a un certo momento sono scomparsi. E noi abbiamo potuto dire, andando per i reparti, guardate, il mese scorso c'era anche Francesco, adesso non c'è più, già è in malattia e sappiamo, quando comincia più la malattia è irreversibile, alcuni mesi, forse un anno e mezzo, non di più, quella era la situazione. E quindi quando hanno visto concretamente che il consiglio di fabbrica era, si faceva responsabile di una lotta per la protezione della vita, non per avere più soldi, ma per avere più salute, il muro di resistenza ha cominciato a sgretolarsi. E allora l'adesione, è cominciata la lotta, è cominciata la collaborazione in molti reparti, anche la forza, la compattezza, la serietà del consiglio di fabbrica, con l'appoggio esterno anche del sindacato, della Camera del Lavoro, di forze che un poco alla volta si sono integrate. Abbiamo potuto portare avanti questa presa di coscienza, con lotte iniziali, faticose, difficili, arrivare presto al mattino con quei turni che erano così strani, arrivare e bloccare le entrate perché non entrassero gli operai, che ci vedessero lì, stabili, sicuri, decisi, con il rispetto necessario ma anche con la chiarezza, la fermezza necessaria. La gente ha cominciato a muoversi e quindi abbiamo potuto vedere dei primi risultati. La direzione ha accettato di discutere alcune soluzioni provvisorie, ha accettato di modificare alcuni tipi di lavorazione, però eravamo ancora molto lontani da quello che poi è venuto dopo. Io mi sono fermato al 77, però già in quei tempi direi che la coscienza era maturata. Sono stati sufficienti pochi anni perché sentissimo tutti che era necessario cambiare la ottica, non i soldi, ma la salute. Chiaro che i soldi erano necessari, chiaro che abbiamo lottato anche per uno stipendio degno, però uno stipendio degno con un lavoro degno e quindi con il rispetto anche della salute degli operatori. Direi abbiamo cominciato e abbiamo cominciato insieme. Nicola ricorda molto bene le volte insieme. Abbiamo cominciato e poi le cose sono andate avanti. Sono andate avanti non per inerzia, ma per la presa di coscienza progressiva di tutti i lavoratori. Quindi io non ho molto altro da aggiungere. Bene, io devo ringraziare perché mi hanno permesso di partecipare oggi a questo incontro e di rivedere tanti amici. Ricordare una storia
nostra. È molto importante ricordare, dicevo che ricordare vuol dire passare di nuovo per il cuore, ricordare. Però non dobbiamo fermarci alla memoria, dobbiamo pensare al futuro e nel presente, cioè come adesso, come mettere tutte queste energie al servizio della vita, della salute, della ricerca, come fare per aiutare le persone che sono malate a vivere in condizioni migliori possibili. Ricordo come un compagno di lavoro mi diceva, sai, a mio padre nella notte si sveglia e dobbiamo portarlo alla finestra perché creda che può respirare meglio. Pensare in creare condizioni migliori per quelli che già sono ammalati, per fare la ricerca, per vedere come si può migliorare l'attenzione medica, l'attenzione alla salute e come evitare sempre di più situazioni di rischio. E io credo che qui il lavoro è ancora molto grande, perché io ricordo come compagni di lavoro si portavano a casa, si sentivano privilegiati, poter portare a casa il polverino per metterlo nel vialetto di entrata alla casa o nel cortile. Quanti cortili, quanti vialetti non saranno forse mai sanati totalmente, risanati. Quindi dobbiamo avere l'orgoglio di una storia, però dobbiamo costruire una storia. Questo è importante, costruire una storia, non solamente essere eredi di una storia, ma essere responsabili e costruttori di una nuova storia.